Beh, è stata una, a parte tra me e Oscar c'è un affetto grandissimo che mi dispiace di deludere i telespettatori, non è amore, non è l'amore passionale della coppia, però c'è, insomma, Perché Oscar, non siete marito e non moglie. siamo marito e moglie, lui, ve lo dico, lui si arrabbierà, è quasi mio padre, perché praticamente si L'hai fidanzò. ucciso però, è Ma quello così, si è l'hai fidanzato ucciso. con mia sorella che mia mamma era incinta a me, quindi Vedi? immaginate la Ah, grossa differenza ecco. d'età che ci sta. No, vabbè, noi ci vogliamo un bene È dell'anima, vero. lavoriamo insieme, abbiamo lavorato insieme, lavoriamo insieme, lavoreremo insieme, sempre come marito e moglie molto probabilmente, però non dimentichiamo che ci sono anche altri progetti, perché comunque Alessandra Borrelli è un'attrice come Oscar Di Giusto, Maio è un è attore, quindi vero. che indipendentemente l'uno dall'altra È cerchiamo anche di certo. fare nuove cose, cose belle, E cose che ci raccontami piacciono. queste cose nuove che stai preparando. Giuseppe Migliaccio, è qui proprio per questo. Allora, sì, Giuseppe, perché non racconti tu questo nuovo Dai. progetto che noi abbiamo e che abbiamo proposto? Vi dico soltanto questo: abbiamo già parlato anche con questa emittente che onestamente ci darebbe lustro e grande gioia poter fare un Vero. programma in questa emittente. Bello, bello, e speriamo che insomma non accolgano volentieri la vostra richiesta i nostri editori. Allora, visto che ti ha Giuseppe. passato la palla, Giuseppe, appunto, parlaci tu. Niente, Fastugollo, vai. accenno un attimo. Allora, praticamente è una trasmissione per bambini. La trasmissione per bambini come si faceva ai tempi di quando io ero piccolo. Diciamo una sessantina d'anni fa, giusto per dire Mamma mia, vabbè, non approssimativamente. sono poi così vecchio, dai, non sono poi così vecchio. È praticamente dove andiamo a fare delle barzellette adatte per i bambini con un pupazzo nuovo, una cosa Però nuova. non dire tutto, se Non no. dire